notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Dobbiamo parlare di uno spettacolo veramente imperdibile. Siamo a Rivalta, sabato 24 settembre alle 21. Arriva Se non ci pensa Dio, ci penso io, di e con Gene Gnocchi, che abbiamo al telefono. Ciao Gene, benvenuto. Ciao, grazie mille. Allora, finalmente lo porti anche qui da noi questo spettacolo, che è veramente qualcosa di divertente, che fa anche riflettere. Mi piace molto il titolo, già, Se non ci pensa Dio, ci penso io. Sarebbe bello poterlo fare davvero. Mi racconti un po'? Ma il pretesto è abbastanza semplice, nel senso che è una cosa vera questa. Pare che Dio sia un... cioè, c'è una teoria che dice che Dio è una frequenza quantistica. Sì. E quindi io cosa, per poter parlare con Dio, perché chiaramente ci sono parecchie cose al mondo che sono di difficile comprensione, chiedo a un elettricista di farmi parlare con Dio, di mettermi sulle frequenze di Dio, perché voglio chiedergli come mai, ad esempio, ci sono i monopattini. sai, sono tutte cose che vanno chiarite. Certo. E quindi lo spettacolo è, cioè, Dio, palesati, cioè fatti vivo, perché devo chiederti un sacco di cose. Dacci delle spiegazioni. Ok, questa dei monopattini l'ho pensata tante volte anch'io. Meno male che ci hai pensato tu, Gene, a metterla così, a mettere i puntini su lei e a chiederlo direttamente a lui. Senti, tu mescoli delle tematiche divertenti, altre anche un po' più serie. Beh, certo, ci sono anche delle tematiche, però sempre trattate con sorriso. La tematica della sovrappopolazione, ci sono certi settori sono sovrappopolati, mentre altri no. Cioè, questa è una cosa contraddittoria, ma che la gente non conosce, perché ci sono dei settori come ad esempio gli influencer che si stanno sovrappopolando, mentre ci sono no, è vero, perché è vero. Da un recente resoconto dell'Istat pare che ci siano, ogni 1000 abitanti ci sono 500 influencer, ecco. Quindi ci sono 500 follower per 500 influencer, quindi ogni influencer ha solo un follower, ma se i follower cominceranno a diventare influencer, anche i follower saranno influencer, quindi ognuno di noi sarà influencer di se stesso, e quindi avremo solo un like a testa. Meraviglia. Quindi, in attesa di questo tuo contatto con l'Altissimo, dobbiamo venire a vederti a teatro per scoprire se magari lui ti risponderà. Certo, quella è la cosa interessante, è proprio quella, perché io faccio vari tentativi, la suspense è questa: risponderà a queste domande, sarà in grado, cioè si manifesterà e ci dirà qualcosa. Questa, chi viene a teatro lo scopre. Esatto, perché poi non voglio raccontare nulla, io vi consiglio veramente di andare a vederlo, perché poi c'è anche, diciamo, una parte in cui c'è una specie di conflitto che voglio che tutti vedano. E alla chitarra c'è invece chi ti accompagna, Diego Cassani. Sì, Diego Cassani è il mio chitarrista, è uno dei più bravi chitarristi italiani, lavoriamo insieme. In questo caso ho trovato il modo per farlo recitare, finalmente farà l'elettricista, che poi c'è tutta una storia, lui in realtà è elettricista, ma per circostanze che non sto a rivelarvi, è stato anche suonatore, cioè, quindi mi aiuterà in questa avventura. Allora, dunque, l'appuntamento è quindi per questo sabato 24 settembre, esatto, alle esatto. 21 a Rivalta, all'Auditorium Franca Rame, e noi siamo stati veramente, io sono stata felicissima di averti qui in diretta con me. Di parlare con voi, guarda. Grazie spero mille. Che veniate e soprattutto che vi divertiate. Grazie. Poi magari facciamo una diretta dopo lo spettacolo. Sarebbe bello. Qualche giorno dopo, ma tu verrai? Certo. Allora così certo. ci scambieremo le opinioni del dopo. Grazie Gene, grazie. Se non ci pensa Dio, ci penso io, di Gene Gnocchi, di e con Gene Gnocchi e di anche Marco Posani, giusto? Ho detto bene? Certo. Ok, grazie Gene per essere stato con me, a presto. Un abbraccio, ciao a tutti, ciao. GRP.